Vi racconto la storia di un giovane in ricerca di un maestro spirituale. Trovando un possibile candidato, si presentò al colloquio e, sedendo, cominciò a raccontare la sua vita, le sue prodezze spirituali, le sue intuizioni interiori, le sue capacità manuali, le filosofie che ha studiato. E man mano che il giovane parlava, parlava, il maestro lo ascoltò profondamente, silenziosamente, e cominciò a versargli una tazza di tè. Ma versando il tè non si fermò finché la tazza cominciò a traboccare del tè. A un certo momento il giovane se ne accorse e disse: «Fermati, è già pieno!» E così il maestro dava la sua prima lezione a quel giovane: «Sì che è pieno, e lo sei anche tu! Come posso insegnarti qualcosa io?» Ecco, con questa storia introduco le beatitudini. La prima beatitudine di Gesù in questa domenica è la beati poveri in spirito, perché erediteranno la terra. Effettivamente la povertà in spirito è questa capacità di ricevere da Dio il dono di se stesso. Senza questa povertà interiore non possiamo ricevere. La povertà interiore, la povertà di spirito, è questa mente e cuore da principiante, desiderosi di ricevere. Le beatitudini, poi, sono effettivamente il cuore dell'insegnamento di Gesù Cristo. È un po' perché le beatitudini sono una descrizione di Lui stesso. Gesù, lui è le beatitudini incarnate. Queste beatitudini continuano, anzi ve lo leggo. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati quelli i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Queste beatitudini, quella dell'operatore di pace, è effettivamente la conseguenza delle altre beatitudini. Quando un cuore povero, quando un cuore mite, che significa non significa una persona inutile, sottomesso e timido. La mitezza è qualcuno, una persona mite, è qualcuno che è arrivato a dominare la sua passionalità, i suoi istinti animali, i dragoni disordinati interiori. Quando una persona diventa maestro di se stesso, allora diventa mite. Allora, quando un cuore viene lavorato dentro le beatitudini, diventa naturalmente un operatore di pace, perché lavorando la sua interiorità non ha più bisogno di tirare fuori la spada della sua propria giustizia. Diventa capace di quella pace che fa sorgere il sole per il buono e anche per il cattivo. Quella pace che permette alla pioggia di scendere sui giusti e sugli ingiusti. Cioè una persona pacificata e pacificante, una persona che ha dominato il suo cuore. Allora non devi dividere il mondo dentro i buoni e i cattivi, e io ho ragione e tu hai torto. Ma diventa una persona capace di tutti quanti, anche delle prostitute, delle pubblicane, e anche i suoi nemici diventano fratelli da amare. Perciò questa domenica della beatitudine ci invita, prima di tutto, di aprire la nostra interiorità allo Spirito Santo, che ci vorrebbe insegnarci ogni cosa. Però è una sfida, è un compito. Abbiamo
la sfida è di lavorare la nostra interiorità, mandando via il chiasso che ci abita, mandando via l'arroganza che vorrebbe parlare sopra gli altri e sopra Dio stesso, mandare via la nostra arroganza che non permette la vita di insegnarci. Ecco, le beatitudini sono Gesù Cristo, ma è anche la scuola che ci rende come Lui.